e ancora con certezza i tempi non li conosciamo, però intanto abbiamo una prospettiva, il vaccino, che fino a poche settimane fa era soltanto un proclama o poco più di un proclama, oggi invece abbiamo un qualcosa di veramente concreto, ce l'abbiamo, l'abbiamo fatto, l'abbiamo inoculato e quindi possiamo pensare che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi dobbiamo soltanto organizzarci per garantire la somministrazione a tutti nei vari step. Però è una certezza, il vaccino c'è. Il vaccino contro il Covid c'è, ma come era immaginabile ci sono anche le forti preoccupazioni di tutto il personale che dovrà garantire la più grande vaccinazione di massa dei tempi moderni. Dalle aziende fornitrici al suo trasporto fino alle modalità di somministrazione, ogni vaccino, per il momento in Italia c'è solo quello di Pfizer, avrà una sua storia e una sua gestione. Sono poche dunque ancora le certezze, c'è sicuramente quella più grande. Siamo all'inizio della fine di questa maledetta pandemia. Per la Toscana l'inizio delle vaccinazioni di tutto il personale sanitario rimane fissato per il 1° gennaio, mentre nelle RSA è una corsa contro il tempo, anzi in alcuni casi il maltempo, come sta accadendo in alcune regioni dove la neve ha bloccato l'arrivo delle forniture. È chiaro che il tema è quello della disponibilità del vaccino, è chiaro che il tema è quello della modalità organizzativa. Ed è chiaro che per noi è più semplice fare il vaccino agli operatori sanitari e agli ospiti dell'RSA, è più difficile un'organizzazione della vaccinazione di massa. Su questo aspettiamo che il governo chiarisca la sua posizione, perché mentre sulla vaccinazione all'interno degli ospedali parliamo di modelli organizzativi noti e conosciuti, quindi insomma è più, diciamo, difficile avere la disponibilità dei vaccini che attuare il modello organizzativo, per quanto riguarda invece il secondo punto, cioè la vaccinazione di massa, vaccinazione che in Italia come nel mondo non si fa da anni. È chiaro che è un tema più complesso e stiamo ancora aspettando le indicazioni ministeriali, come si organizzano le primule, quale sarà il personale che lavora nelle primule, è tutto un capitolo ancora da scoprire. Lei sarebbe favorevole a renderlo obbligatorio? Guardi, io conterei sul senso di responsabilità e sul senso di responsabilità della vaccinazione. Sono convinto che il personale sanitario aderirà, c'è qualche dissenso che si percepisce leggendo le pagine Facebook, ma la risposta del mondo scientifico nei confronti di questo vaccino RNA è abbastanza chiaro. Il vaccino dà una copertura del 95%, quindi significa che su 100 vaccinati, 95 manifestano anticorpi contro il Covid-19, questo vaccino non trasmette il virus, non determina quindi malattia, è un virus che ha effetti collaterali in questo momento registrati molto modesti, quindi il vaccino della Pfizer Biotech ha queste caratteristiche. Aspettiamo il 6 gennaio la liberatoria per Moderna e poi aspettiamo il vaccino dell'AstraZeneca, che rappresenta sicuramente il vaccino più flessibile nell'utilizzo e in numero adeguato di dosi. Quindi lo scenario sarà complicato anche dalle diverse tipologie di vaccini che abbiamo a disposizione.